Angelo Spaggiari, buongiorno. Buongiorno. Allora Angelo, cosa pensi di questo ultimo episodio di violenza contro chi doveva fare i controlli? Questa è l'ennesima ferita che si apre nel corpo sociale della nostra comunità. I dati che ci sono sopraggiunti, che ci sono pervenuti e che ora ci vengono confermati ulteriormente, ci consegnano un quadro decisamente desolante, allarmante, preoccupante, da risvolti oserei dire drammatici, dai contenuti davvero angosciosi, angoscianti, dalle rifiniture che richiamano quella vecchia realtà, figlia di tutti ma sposa a nessuno. Quindi noi dobbiamo fronteggiare questo problema con fermezza, con risolutezza, con determinazione e bisogna nuovamente riesaminarlo questo problema, analizzarlo, soppesarlo, ponderarlo in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi lati, in tutti i suoi angoli, con estrema dovizia, con spirito critico e soprattutto con molta cautela. Certo, la cosa migliore da fare, come la si fa in tutte le comunità democratiche, è quella di sedersi tutti intorno a un tavolo, noi, le altre forze politiche, le associazioni, i comitati, la cittadinanza attiva, al fine di tracciare assieme un disegno preciso che dia spunti di riflessione, di ragionamento. Ovviamente senza cadere nella solita trappola, che poi alcuni in quella trappola vogliono caderci, che è quella che vede l'impegno nel fronteggiare l'effetto del problema, sicuramente percorso più sbrigativo, più veloce, più immediato, più semplice e che porta anche molti consensi, però significa nascondere la polvere sotto il tappeto. Questa è una prerogativa di quella semplificazione manichea, di quella politica urlata, di quel rumore senza pensiero, di quelle espressioni, di quelle parole dette e pensate solo per offendere. È la prerogativa di quei talk show che sembrano le arene per i gladiatori, luogo in cui mordersi e far sentire l'odore del sangue, ricorda un po' quelle gare clandestine, quelle guerre che ci sono fra gli animali praticamente, con tutto rispetto per gli animali ovviamente. Noi invece riteniamo che di ogni problema bisognerebbe cercare di conoscerne le cause e le cause spesso sono ricercate a monte. Quindi noi riteniamo che sia giunto il momento che qualcuno ascolti la propria coscienza, che si ponga fine a quelle frasi fatte, a quei luoghi comuni, a quelle espressioni retoriche che spesso banalizzano l'essenza di un discorso, l'essenza di un ragionamento, l'essenza di una considerazione, l'essenza di un problema. Ogni problema che, come accennavo prima, deve essere realmente e concretamente esaminato. E quindi cambiamento, mutamento, trasformazione, rinnovamento. Sono queste, secondo me, le parole chiave che ne devono essere adottate per porre fine a questo immobilismo che sta attanagliando proprio i cittadini della nostra nazione. Oddio, qua ci vorrebbe il coraggio di non schierarsi sempre comunque con i poteri forti, sempre con le lobby, sempre con gli interessi di alcuni, per invece lasciare spazio ai diritti di molti. Bisogna avere il coraggio anche di investire sul merito, di investire sull'economia reale. Quindi, per concludere, la problematica che hai sollevato tu poc'anzi è una problematica che senz'altro deve essere affrontata con, come accennavo prima, con fermezza, determinazione e risolutezza, senza però travalicare quelle che sono le regole che sono state stabilite dalla Comunità Europea. I'm